data. We had some bad luck with some contacts and some problem with the car, but the guys were really good to fix the car in a short time. So we managed to race and to finish the race. The pace was quite good, quite promising. So we will try next year. Right. Yeah, I think it was a tough race for us. Unfortunately, we have no contact and our races, it was done already during the night, so we just fixed the car and we had to arrive until the end. At the end, we finished the race, so I'm really happy for the team. I want to thank them for all the hard work and the teammate, and now we go into the next one. Go ahead. We looked really like we were in a comfortable position for the podium. And then during the last Focus Yellow, there was a bit confusion whether we were eligible to pass around or not. And we made the wrong call and that caused the drive. I'm still really happy with the performance of the team, of the car and everything, but a bit disappointed about the end of the race. I think we should have, if not won the race, we'd definitely be on the podium. So that's a bit of a shame, but. It is what it is, and it happens sometimes. But nevertheless, I'm proud of everyone involved, and I'm happy to be here once again. So yes, incredible to finish P2. We did everything. We gave everything. All the race long was a qualifying for us. So very tough. We did our best. We don't mistake. Never. Actually, we never mistake. We never did. Ourselves, James, Ale and Daniel did an amazing job. Also the team did a perfect pit stop all the time, the strategy, the engineer. So many thanks to them, to Ferrari for the support. We give them maximum. And next year we would like to come back stronger. And we really need to try to get in Italy this trophy. Yeah, so P2 in Daytona again. Which is really frustrating, kind of disappointed. We really want to win this one. It's one of the biggest races in the world, and to finish second is probably one of the worst second places you can finish. So mixed emotions, but the team did a great job considering the lack of running they've had really over the last year or two even. So we're happy and disappointed at the same time, but we all did a good job. We did the best we could. There's always what ifs, but in the end, P2 is what we achieved. It's nice to finish second, but at the same time, it feels a bit strange. We were close, we fight all the race, we did everything we have since the beginning. I think we were missing a bit of covering comparing to the other cars. But anyway, the team did a good job, driver did a perfect thing. Secondo posto per la Ferrari alla 24 ore di Daytona. La 60esima edizione della 24 ore di Daytona è andata agli archivi con la Ferrari di Risi competizione seconda in classe GTD Pro e un podio sfumato nel finale in GTD per AF Corse. La prima prova dell'IMSA Sport Car Championship, disputata in condizioni meteo perfette ma con temperature molto rigide, ha regalato uno spettacolo avvincente dalla bandiera verde a quella a scacchi, nonostante non siano mancate le fasi di full cursiello. Le Ferrari impegnate in Florida dopo una qualifica non ottimale nel Roar Before 24 disputato lo scorso weekend si sono dimostrate all'altezza della difficile sfida imposta da questa iconica maratona endurance. La 488 GT3 Evo 2020 di Risi Competizione è stata protagonista di una prova convincente, occupando costantemente le posizioni da podio. La vettura 52 è transitata in seconda posizione alla sesta ora e in terza allo scoccare della dodicesima, alternando in maniera proficua i piloti durante le varie fasi della corsa, nella quale ha detenuto anche il comando per molti giri. Alessandro Pierguidi e James Calado sono stati più attivi nelle ore iniziali e finali della gara, mentre Davide Arrigoni e Daniel Serra in quelle centrali, quando le temperature estremamente rigide hanno reso complicato il processo di warm-up degli pneumatici, fase in cui le Ferrari hanno perso secondi decisivi rispetto agli avversari nei primi passaggi dopo la sosta ai box.
con Pierluigi al volante. Nel finale la Ferrari ha cercato l'assalto alla vittoria, ma una strategia diversa rispetto agli avversari nella fase dell'ultimo full cursiello aveva fatto retrocedere al quarto posto l'italiano. Pierluigi, ritornato in terza posizione nel corso dell'ultimo giro, ha beneficiato dell'esito dell'acceso duello tra i due Porsche di Jaminet e Vantor. In quel momento è il comando che ha consegnato una meritatissima seconda posizione al team americano alle spalle della vettura di Puff Motorsport. Sfuma nel finale nella classe GTT un meritatissimo podio che la 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse, che stava conquistando dopo una corsa condotta all'attacco e nella posizione di vertice. A meno di 30 minuti dalla fine, durante una fase di bandiera gialle, un sorpasso non consentito costringeva la vettura a scontare un drive-thru che la escludeva dalla lotta per la vittoria. Un velocissimo Niklas Nielsen assieme a Tony Wilander è stato protagonista fino a quel momento di una gara maiuscola, considerato che la vettura di Maranello non poteva più contare sulla convergenza ottimale dopo il contatto avvenuto nelle prime ore di gara, che aveva coinvolto Luis Perez Compact. Tanto l'argentino quanto Simon Mann sono stati comunque autori di una prestazione molto positiva che aveva visto il giovane campione italiano anche in testa alla corsa. Quarto posto finale, a poco più di 10 secondi dal podio, nonostante le difficoltà incontrate, rappresenta un risultato molto positivo. Per Cetilia Racing, quella appena conclusa è una 24 ore di Daytona da archiviare in fretta sul fronte dei risultati, ma da sfruttare come preziosa esperienza in vista della stagione che affronterà nella serie americana. Dopo due contatti nelle prime ore di gara che hanno costretto la Ferrari a due lunghissime soste box, la vettura della compagine italiana, capitanata da Roberto Lacorte, con Giorgio Sernaggiotto, Antonio Fuoco e Alessio Rovere al suo fianco, ha tagliato il traguardo in 14ª posizione.